Legge sulla disabilità tra sfide e speranza. La Fondazione Sant'Angela Merici incontro col ministro Locatelli per chiarire decreti. Domani 23 luglio alle 10 a Siracusa presso il Salone della Fondazione Sant'Angela Merici in via Adameli si terrà un importante incontro tra istituzioni, enti del terzo settore e cittadini dal titolo Verso i decreti attuativi della legge sulle disabilità tra sfide e speranze con la presenza del ministro per le disabilità onorevole Alessandra Locatelli. L'incontro è organizzato dalla Fondazione Sant'Angela Merici e dal Centro di Servizio per il Volontariato Ateneo. Sarà introdotto e moderato il dottor Salvo Sorbello, referente per la disabilità per il CSVE e presidente del Forum delle Associazioni Familiari. Porteranno i loro saluti Don Alfio Linoce, presidente della Fondazione Sant'Angela Merici, e il dottor Salvo Raffa, presidente del Centro di Servizio per il Volontariato Etneo. A seguire gli interventi dell'avvocato Vanessa Impeduglia, amministratrice locale, dell'avvocato Francesco Marcellino, consulente legale AERS, della dottoressa Carmela Tata, autorità garante per le persone con disabilità regione siciliana, dell'onorevole professor Vincenzo Minciullo, già deputato della regione siciliana, e dell'onorevole Annalisa Tardino, parlamentare europeo in commissione sanità e diritti civili. Famiglie, associazioni ed esperti si stanno interrogando su quale sarà l'impatto concreto che avranno i decreti attuativi della legge sulla disabilità e su quale trasformazione subirà l'impianto della normativa attuale. Entro l'anno prossimo, come annunciato dal PNRR, saranno operativi 5 decreti che comporteranno importanti novità per le persone con disabilità, per le loro famiglie, per i rapporti con le istituzioni. Questo incontro nasce quindi per fare chiarezza e comprendere meglio lo scenario che ci aspetta e quali saranno concretamente i termini del cambiamento. Un'occasione per esaminare temi concreti e per ascoltare direttamente dalla voce del Ministro in che modo, attraverso questi decreti attuativi, cambierà la prospettiva della disabilità nel nostro Paese.